a tutti, scusate gli inconvenienti tecnici che capitano. Dunque, si era a conoscenza diciamo, dell'evento di questa sera. Dunque, io sono, per chi non mi conosce, sono il segretario dell'associazione Mare Libero, che da anni si batte qui sul territorio Bosnia, insomma, per restituire, tra virgolette, la visibilità, la fruibilità del mare ai cittadini, perché sappiamo benissimo quello che è la situazione da decenni a questa parte. E abbiamo diciamo, fatto delle conquiste, delle piccole conquiste, la situazione sta piano piano cambiando. Quei due varchi al pontile sono un simbolo che nel 2013 insieme ai radicali siamo riusciti a ripristinare, sono brutti, trascurati, non a norma, però diciamo, è stato un segnale diciamo, di un piccolo cambiamento. Le concessioni balneari diciamo che siamo riusciti anche insieme all'Unione Comitati a ottenere delle cose. Per esempio ci sono, se ne è notato, dei piccoli cambiamenti, non c'è più difficile trovare più quel butto fuori che c'era all'ingresso di un stabilimento, dove va e qui non si può, proprietà privata eccetera, sta cambiando qualche cosina. Dovrebbero avere il cartellone delle norme etiche, cioè abbiamo preteso che ogni stabilimento all'ingresso deve avere un tabellone appunto delle norme etiche dove ci sono tutte le caratteristiche dello stabilimento, il tipo di concessione, la licenza e via dicendo. Abbiamo ottenuto quei cartelli della postazione salvataggio, sono due anni che si avvistano lì all'ingresso, perché non era diciamo vero che ogni 100 metri c'era una postazione salvataggio. Noi abbiamo preso le varie misurazioni e quindi sono apparsi questi cartelli con le numerazioni delle postazioni. E con questo sono usciti fuori anche circa 30 posti di lavoro in più, perché non erano appunto rispettati i 100 metri. La situazione dell'Elmi, vi ricordate che l'Elmi c'erano le casotte, i cabini proprio che fiancheggiavano il pontile e impedivano proprio la visuale. Lì è stata proprio diciamo una bella lotta, perché siamo riusciti a far rimuovere quei casotti, quest'anno è stata rimossa anche l'inferriata. È sparito anche un paio di anni fa un ristorante all'Elmi, perché ce n'erano due, uno quello il Donè all'esterno, così, e un altro piccolo abusivo dentro l'Elmi. Quindi diciamo che noi continuiamo sul territorio insieme a tutte diciamo, le forze sane disponibili, adesso c'è anche l'Unione Comitati, cioè il Comitato Mare per Tutti, che insomma stiamo facendo anche cose lì, cose importanti. Quindi adesso noi ci troviamo qui stasera, l'avvocato appunto ci presenta questa sua iniziativa che noi come associazione siamo convinti, siamo decisi ad appoggiare e portarla avanti insieme a tutti i cittadini che sono appunto disponibili a farlo. Grazie, passo la parola all'avvocato. Allora buonasera, piacere di trovarvi tutti quanti qui. Diciamo, io vengo per illustrare questa iniziativa. Non si sente. Poi stanno provando ancora con un altro cavo, aspetta solo un minuto. Provo alzandomi io, se si alza anche la voce, si sente meglio? Sì. Allora, praticamente è per illustrare questa iniziativa. È una piccola premessa. Funziona? Ah, è abbassato. Vediamo? Sì. Bomba? Ancora? Va meglio? Ok. Allora, la premessa è questa. Diciamo, qui a Ostia abbiamo visto che si spara, però c'è un ritorno, un rimbombo? Va bene così? Ok. Perché praticamente c'è in atto una sfida tra lo Stato e la mafia, e lo Stato ha risposto dicendo che sarebbe stato fermo e duro, una mano ferma e dura, e avrebbe ripristinato la legalità con presidi anche nelle strade e con forze di polizia eccetera. Noi pensiamo, noi Partito Radicale intendo, noi abbiamo sempre pensato che invece il ripristino della legalità non dipende da uno Stato di forza, ma dipende dal rispetto delle regole, dello Stato
stato di diritto e quindi il rispetto delle regole che deve esserci non solo da parte dei cittadini ma principalmente da parte dello Stato. Qui abbiamo un esempio molto evidente di come lo Stato non rispetta le sue stesse leggi. Lo Stato dovrebbe rispettare quelli che sono i trattati e quelle che sono le sue stesse leggi in fatto di buona amministrazione. È una regola addirittura di un regio, sorta da un regio decreto del 1923, adesso vi dico pure il numero, mi pare che è il 2440. Sì, 2440 del 18 novembre 1923. L'articolo 3,1 dice che pubbliche sono tenute a rispettare le procedure della gara pubblica se intendono stipulare contratti cosiddetti attivi. I contratti attivi sono quelli dai quali deriva un'entrata per l'erario. Per cui è buona regola di amministrazione che ci siano dei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni, in particolare stiamo parlando delle concessioni balneari. Non ci serve l'Europa, non ci serve la direttiva Bolkestein, già in virtù di un principio dettato da un regio decreto del 1923. Tuttavia, questo regio decreto ovviamente non è stato applicato quando sono state date le concessioni balneari, per esempio qui a Ostia, ma insomma in tutta Italia. E nel 2009 l'Italia ha recepito quella che è la direttiva Bolkestein e quindi con una legge 59 del 2010 quella direttiva è diventata anche legge italiana. Quella direttiva impone che si debbano fare bandi di gara pubblica per l'assegnazione delle concessioni balneari. C'è stata una serie di proroghe, di leggi che hanno prorogato le attuali concessioni, adesso non ve le sto a raccontare perché sennò la cosa diventa lunga e burocratica, sta di fatto che al 31 dicembre 2015 sono scadute le attuali concessioni. Lo Stato italiano ha fatto una serie di proroghe, ma queste leggi che hanno prorogato automaticamente non hanno valore, perché c'è una legge che nella gerarchia delle leggi prevale sulle leggi italiane che dice che deve farsi bando di gara e questa qui è la direttiva europea Bolkestein. Quindi per questo motivo noi diciamo che le leggi successive, entrate in vigore successivamente dopo il 31 dicembre 2015, che hanno prorogato automaticamente, sono delle leggi che possono non essere rispettate sia da parte della pubblica amministrazione che da parte della magistratura. E questa cosa non è che ve la dico io che non sono nessuno, ce lo dice anche la Commissione europea, da me interpellata perché col Partito Radicale abbiamo fatto una serie di ricorsi per far aprire procedura di infrazione contro lo Stato italiano che emanava leggi contenenti proroghe automatiche delle concessioni balneari, per chiedere che appunto venisse richiamato a eliminare queste leggi affinché si facessero i bandi di gara pubblica per l'assegnazione delle concessioni balneari. Fatto sta che a seguito di queste procedure c'è stata, prima ci sono state i ricorsi per procedura, nel frattempo ci sono stati anche dei ricorsi in via pregiudiziale da parte di TAR Lombardia e TAR Sardegna, in virtù dei quali la Corte di Giustizia europea si è pronunciata con una sentenza del 14 luglio del 2016 che ha ribadito il concetto, ha chiarito che le concessioni balneari devono essere messe a gara e che non è assolutamente conforme ai principi europei che ci siano dei rinnovi automatici, per cui tutte quelle le leggi successive al 31 dicembre 2015 sono tutte quante che possono non essere rispettate. La direttiva Bolkestein è self-executing, significa che la pubblica amministrazione e la magistratura devono dargli applicazione a prescindere dalle leggi che ogni singolo Stato possa emanare. Allora, questo qui significa che a tutt'oggi, se noi chiediamo l'assegnazione di una concessione balneare al sindaco, perché è quella l'autorità alla quale la richiesta va rivolta, e quella non ci dà la concessione balneare, noi possiamo rivolgerci alla magistratura, ai giudici amministrativi, al TAR, ricorrendo contro il comportamento illegale del sindaco che non ha fatto il bando di gara per la concessione che noi vorremmo esercitare.
Questo qui significa che il cittadino, associazioni, società che volessero intraprendere un'iniziativa imprenditoriale di gestire una spiaggia e fanno richiesta di ciò al sindaco, in mancanza di risposta, in mancanza di bando di gara, possono fare ricorso al TAR. Allora, questo qui è diciamo, l'iniziativa che noi stiamo intraprendendo oggi, cioè stiamo raccogliendo le sottoscrizioni di quei cittadini che vogliono fare richiesta di concessione balneare, cioè io voglio gestire una spiaggia, diciamo, noi lo facciamo come azione politica, nel senso che è chiaro che se io faccio richiesta di avere la concessione di una spiaggia non è che domani la Raggi mi dà la spiaggia, però deve fare il bando di gara, io poi posso partecipare o non partecipare, però io intanto faccio questa richiesta e di fronte alla mancanza di risposta posso ricorrere al TAR. Il TAR che cosa mi dovrà dire? Dovrà dire che io ho diritto e che quindi il sindaco deve fare la gara. In questo modo noi smantelliamo tutte queste 72 concessioni senza stare a chiedere la revoca di quella concessione, quello, cioè non servono tutte queste lungaggini burocratiche, noi possiamo radere al suolo tutte le concessioni balneari di Roma facendo richiesta al sindaco di bando di gara perché io voglio gestire per esempio questa spiaggia, se quella non risponde io faccio ricorso al TAR. Allora, diciamo che quindi, mi viene in mente questo che è molto importante. Nel 1992 Pannella in 100 giorni per primo applicò le leggi esistenti addirittura con l'esercito, applicò quello che era l'articolo 4 della legge sull'abusivismo edilizio, la legge 47 del 1985. E mi sono scritta e trascritta dall'archivio di Radio Radicale. Marco Pannella diceva: il territorio, riferendosi a Ostia perché lui era diventato presidente del municipio, il territorio è in parte controllato da organizzazioni di tipo mafioso che hanno promosso un micro abusivismo nuovo di massa e di mafia, cercando di legare a questo fenomeno con la violenza l'intero popolo degli abusivi. Si parlava di costruzioni su aree con vincolo paesistico e archeologico e lui accusava anche la magistratura di non intervenire. E Pannella diceva sempre che la garanzia di una corretta amministrazione sta nella puntuale applicazione della legge. Quindi noi che cosa dobbiamo chiedere? Che lo Stato applichi le sue stesse leggi. Quindi c'è una legge che dice che si deve fare il bando di gara pubblico? Si deve fare il bando di gara pubblico, è cattiva amministrazione di non farlo. E quindi questo. Allora poi, diciamo, io vi avevo detto che ho fatto questa richiesta alla Commissione europea di avere degli aggiornamenti sullo stato delle denunce che come Partito Radicale avevamo presentato e la Commissione europea non mi rispondeva, cosicché ho fatto ricorso al mediatore europeo. Il mediatore europeo è quello che sorveglia se la Commissione europea sta adempiendo al suo mandato. E quindi il mediatore europeo effettivamente ha scritto alla Commissione europea chiedendo il perché della mancata risposta ai miei ricorsi. La Commissione europea mi ha risposto tutta piccata, che era stata strillata diciamo dal mediatore europeo, dicendo proprio questo qui che vi dicevo prima, cioè dice così, e quindi questo qui dimostra l'illegalità pure della Commissione europea, cioè allora, l'Italia non adempie alle sue stesse leggi, la Commissione europea non adempie ai suoi obblighi, cioè stiamo così, anche perché le commissioni europee sappiamo che non è una rappresentanza dei cittadini, ma sono rappresentanti dei governi, dei paesi, no? Allora, mi dice la Commissione europea in risposta al sollecito che il mediatore europeo gli aveva fatto.
Allora, vabbè, innanzitutto mi dice sì, che ho ragione, che effettivamente si applica anche qui la direttiva Bolkestein, che quindi c'è stata la sentenza del 14 luglio 2016 pronunciata, che ha dichiarato che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva Bolkestein deve essere interpretato nel senso che OSTA ha una misura nazionale come quella di cui i procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali. Insomma, questo. Poi mi dice, va ricordato in secondo luogo che la Commissione gode di potere discrezionale nel decidere se e quando avviare una procedura di infrazione. La Corte di giustizia ha stabilito la giurisprudenza costante che il ricorso per inadempimento ha natura oggettiva e che la Commissione, quando applica l'articolo 226 secondo comma, giudica solo se sia opportuno proporre e mantenere un siffatto ricorso dinanzi alla Corte. Questa è tenuta ad accertare se l'inadempimento addebitato sussista o no, senza che l'esperti di pronunciarsi sull'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale. Nel senso che, prima hai denunciato uno stato evidente di illegalità che lo Stato italiano sta facendo, emanando leggi in contrasto con le direttive europee, io sì, posso intervenire, posso anche non intervenire, prendo atto e resto qua e guardo, questo significa. Poi dice, va ricordato in terzo luogo che il diritto dell'Unione Europea è attuato anche dalle amministrazioni e giurisdizioni nazionali. Amministrazioni, quindi la pubblica amministrazione, le giurisdizioni nazionali, appunto, fa riferimento a quel giudice amministrativo che dicevamo, per cui dice, la questione sollevata nella sua denuncia deve essere decisa dall'amministrazione nazionale o dal giudice nazionale competente. Riteniamo che lei possa presentare all'autorità amministrativa competente in Italia un'istanza, quindi al sindaco, un'istanza affinché sia svolta una selezione per le concessioni, stipulando la sentenza del 14 luglio 2016 e l'articolo 12 della direttiva servizi, direttiva Bolkestein. Qualora l'amministrazione competente in Italia non risponda o risponda negativamente, lei potrà sottoporre il suo caso ai giudici amministrativi. Potrà domandare che il giudice nazionale chieda una pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Quindi dice, guarda, sì, mi hai segnalato questa cosa, sì, è vero, è in aperto contrasto con, però tu poi chiedere al sindaco di fare il bando chiaro se quello non lo fa, te ne dai al TAR. Si lavano le mani. Ed è questo, è quello che noi, secondo me, a questo punto dobbiamo fare, perché altrimenti significa che le cose resteranno così. Allora, noi abbiamo preparato una richiesta da mandare al sindaco, il sottoscritto tra i vitali, in qualità di interessato a gestire in proprio, nella qualità di rappresentante della costituenda associazione temporanea di imprese, e chiede la concessione di uno stabilimento balneare, chiede l'indizione di un bando chiaro per l'assegnazione di una concessione balneare a Ostia, al decimo municipio Roma. Dopodiché inviamo questa richiesta e poi stiamo a guardare. Ragazzi, nel sindaco faccia il bando di gara, non è che noi siamo obbligati poi a partecipare, parteciperanno tutti quelli che sono interessati, perché nel frattempo posso aver avuto cambiamenti di lavoro, di opinioni, di cose, non è che io poi sono tenuta, intanto lo chiedo. E poi, se invece il bando di gara abbiamo ottenuto, abbiamo vinto, se no invece siamo costretti a fare ricorso al TAR. In riferimento a quelle leggi, Maria Laura, che avete citato in quella richiesta, che è un rimandello, come hai ben spiegato. Devo parlare qui perché altrimenti poi non si sente. Sì, ma penso io ho voce alta, quindi mi sentite. Senza fare molto lungo un discorso, conoscevo già un po' questa intenzione di iniziativa del radicale, in particolare dell'avvocato Maria Laura Turco. E quindi ti chiedevo, questa formula che si è trovata scorgitata per tenere in piedi un'iniziativa che non lasci lo stato quo, se non ti trovi che sia necessario anche inserire le radici
partecipa al riferimento, tanto per dare l'impressione di spessore alla vita stessa, e chi dovrà tagliare queste domande e non abbiano l'impressione che siano adesso quattro, già di quattro, di quattro, non accetto molta usura se non tentate questa cosa, invece mettendo anche dei riferimenti della legge e quant'altro, penso che sia già di per sé, come dire, una manifestazione di un'invenzione seria, e che comunque non si molla. Non si molla anche perché il target è radicale, insomma, però su questo aspetto è gente che si può su cui si può ricordare di me. Allora no, perché io penso che a chiunque si deve rispondere, non bisogna scrivere le leggi a parte quello che si scrive a un avvocato, a un magistrato, a chiunque si deve rispondere, bisogna passare l'oggetto di ciò che si chiede e a chiunque merita una risposta. Comunque, aggiungo per risponderti che c'è stata la sentenza il 14 luglio del 2016, dicevamo, della Corte di Giustizia, no? Allora, il 22 luglio del 2016 io ho fatto una raccomandata e una PEC al sindaco chiedendo l'indizione di un bando di gara. Questa sera l'ho mandata sottoscritta da 300 cittadini, perché con Franco abbiamo raccolto le firme qui a Ostia. Ho mandato questa richiesta e quello che mi è arrivato è soltanto questo numero di protocollo, ricevuta automatica di protocollo numero RA 2016 00444444. Cioè, questo è arrivato, non c'è stata nessuna risposta. Allora non è l'autorevolezza di chi scrive a meritare la risposta, è l'autorevolezza della domanda che si fa. E siccome il sindaco è un avvocato, sa benissimo quali sono le leggi, sa benissimo che per le spiagge deve esserci un bando di gara e che non può prorogare automaticamente. E se non lo sa, dovrebbe saperlo. Quindi non mi metterei nessun riferimento, io metterei chiedo. E se poi mi rispondi bene, e se non mi rispondi, dovrai accettare qual è la risposta che mi devi dare. In ogni caso, quando noi presenteremo questa richiesta, invieremo una conferenza stampa e faremo sapere tramite PEC raccomandata, eccetera, il sindaco a cosa si riferisce quella cosa. Però nella richiesta io non metterei riferimenti alle leggi, perché la legge c'è e il sindaco è tenuto a saperla. Qual è la legge per amministrare la città? Non vi ripeto di quello. Buonasera. E devo parlare di un presente di chi sei? Presentatevi per la radio, grazie. Sì, prego. Buonasera, mi chiamo Carlo Pappagallo. Allora, io volevo chiedere alcuni chiarimenti di tipo tecnico, perché poi ovviamente un'iniziativa di questo genere per essere efficace deve avere possedere alcuni requisiti tecnici, tecnico-giuridici. La prima richiesta di chiarimento è questa, ma noi chiediamo la costituenda, ATI chiede una qualsivoglia concessione senza specificare quale, a discrezione del sindaco, cioè senza oggetto, ma non è un oggetto determinato. Noi chiediamo una concessione da balneare qui a Ostia. Una delle 72, io voglio una concessione, sono disponibile a prendermela, una delle 72, non è che io voglio, che ne so, le dune di Papagni, io voglio una concessione balneare qui a Ostia. No, una concessione balneare. Allora, io posso dire specifico che una delle 72, quindi una delle 72 non è vago, perché va bene, è una qualsiasi delle 72. Perché devo dire quella o quell'altra? Per me vanno bene tutte, dammi una delle 72. E comunque, in ogni caso, io non faccio non sono avvocato amministrativista, questa cosa poi noi la dobbiamo tassare a questo avvocato amministrativista, che metterà a punto tutte le cose. Però secondo me dire una delle 72 è ben determinato l'oggetto, perché una delle concessioni di Ostia, perché se me la dai a Giuda per finanziare va bene, se me la dai di qua va bene lo stesso, io sono disponibile sul territorio di Ostia.
però no, dovrei precisare, non un atimo, anche il cittadino singolo può fare la richiesta, che magari c'è una sua associazione. Io avevo anche già detto è libera se voleva fare. Sì, c'è un nome alternativo. Sì. Guarda, no, Codice della navigazione, e questo rinnovo automatico era della legge
far chiudere questa procedura di infrazione, si chiama emanando una legge. Dovere a te. Allora, ecco il diritto di insistenza. E provo con tutte queste concessioni fino al 31 dicembre 2012, si disse. E la Commissione europea non chiuse la procedura, perché i compassi, che cosa fecero? Questa era il decreto legge. Quando andavano a convertire la legge 25 del 2010, quello che era stato il decreto legge, i compassi cambiarono e quella che era la parola automatica dalla legge. Perché la commissione aveva messo scemi e quindi hanno visto che dicevano la decreto legge hanno fatto i punti, sono gli italiani, non è decreto legge, hanno fatto il diritto di rinnovo automatico. E poi la legge di conversione e hanno introdotto, siccome non sono scemi, hanno dato un ulteriore lettera di mettere in mano a marzo del 2010, invece che in questione hanno continuato a non essere più anzi. Anche sono stati costretti a modificare la legge e hanno fatto la legge e effettivamente non avevano mai avuto questo rinnovo automatico. Con l'occasione, già che ci ritrovavano, hanno fatto la prova automatica fino al 2015. Però questa è l'unica procedura di infrazione fatta, aperta nei confronti della storia. Però siccome avevano tolto il diritto di insistenza, la prova automatica, la procedura di infrazione a marzo 2010 è stata chiusa. Allora, quello che dicevi tu prima non è giusto secondo me, per questo motivo. Ma parlavamo prima di una gerarchia delle fonti, cioè se tu fai, se lo Stato emana una legge che è contraria alla Costituzione, pure che l'hai emanata dopo, perché è chiaro la Costituzione è l'evoca, no? Quella legge viene dichiarata incostituzionale, quindi non potrà mai essere applicata. Nel nostro caso non è che la legge che proroga è contraria alla Costituzione, è contraria a qualcosa che va ancora più sopra della Costituzione, è contraria ad esempio europee che stanno agli alberi dei trattati. Quindi una legge nazionale in contrasto con una legge dei trattati europei non ha nessuna efficacia. In questo caso poi l'articolo 12 della direttiva Bolkestein è self-executing, significa che è di immediata applicazione sia da parte della pubblica amministrazione che da parte dei giudici, cioè non c'è bisogno di niente. Se c'è una legge che è in contrasto con questo articolo 12 della direttiva, il giudice non deve proprio guardare la legge nazionale, deve applicare la direttiva e basta. Il sindaco non può rispondere in quel modo, perché si sente ignorante, non conosce le leggi, ma sono sicura che non risponde così perché il sindaco non è ignorante, il sindaco l'ha creato lì, l'ha lavorato, quindi non può rispondere in questo modo, sa benissimo come funzionano queste cose. Secondo me, la mia previsione è che si finirà con i miei che già è che dovrà essere in mia dopodiché il TAR vedrà se seguire la via di corte di giustizia, se ti sa applicare. Ma non può farlo, non può farlo. Sì, però non può disapplicare la direttiva Bolkestein. Facciamo una domanda e una risposta, perché sennò così non si capisce niente. Ma tocchiamo un genere con i secoli, mai, eccetera, eccetera. Questo vuole essere, diciamo, un primo passo verso appunto il rispetto delle normative. Poi come diciamo reagirà questa amministrazione che da vedere. E allora non possiamo però dire se ma la sindaca via dicendo. Quindi noi cittadini, certo, i cittadini hanno diritto proprio di avanzare queste richieste all'amministrazione, poi vedremo come reagirà. Quindi, e sì, probabilmente, sicuramente andremo verso il TAR, va bene, ci sono tutti i presupposti che ci danno ragione, che questo immobilismo delle concessioni balneari, che nessuno va a toccare questi argomenti, io penso che ci abbiamo più di qualche ragione. Qualcuno vuole qualche altro chiarimento? Prego. Microfono, grazie, sì, microfono. Mi è stata affastanca Francesco, mi scuso se tornerò su qualche argomento che è stato già trattato.
ma il fatto che c'è una certa età, e mi sembra di stare nella serva perché sento un medico, ci ho capito poco di quello che stavo detto, e intendo dire che nel 2020 ci sarà questa direttiva. No, c'è già. C'è già, però sarà applicata. No, deve essere applicata subito. Perfetto, deve essere applicata subito. C'è anche questo significa che le concessioni in corso sono decadute e bisogna benissimo. Va tutto bene, però qui si sta cercando di far approvare un piano di utilizzazione degli arredini uguali. Perché poi non capisco che si chiami così, perché poi viene definito come strumento di pianificazione e di programmazione, allora deve essere chiamato, deve essere chiamato PPA, piano, programmazione, pianificazione e programmazione, come invece c'è un'utilizzazione carina. Ah, lo so, capito, ma è sbagliato. Comunque, tutto ciò sorpreso, questo qua che è in corso di approvazione, che si vuole approvare senza ricorrere passare per la VAS, la valutazione ambientale strategica, prevede che non si facciano 71 gare, come lei dice, e come io, diciamo, giudico corretto, ma si fanno 5 gare per altrettanti ambiti, e poi ci sono delle sotto... Io vorrei contrastare questo discorso. Come facciamo a bloccare l'azione di questa amministrazione, che mi sembra, vada avanti un pochettino a braccio, su questo argomento? Quali strumenti giuridici ci abbiamo per far decadere questo UA e per cominciare a parlare di tutt'altra cosa, compreso un'idea che ci abbiamo, che come un gruppo di persone stiamo portando avanti, circa un nuovo progetto per ritornare a Roma, così com'è, fa schifo. Ci vuole una missione unica, ci vuole una uniformità architettonica, bisogna ristabilire un collegamento tra la parte della città e il mare, ci vogliono tante cose, uscendo, però ecco, vorremmo arrivare quanto prima a fare una concessione, una delle gare che tengono conto anche di queste nuove, perché intanto ci preme di sapere come facciamo a bloccare giuridicamente questi qua con la H finale. Allora diciamo che noi abbiamo già un UA, quindi sia un UA che è stato approvato dal Consiglio Comunale del marzo del 2005, giunta Vertroni. Questo UA resta in vigore fin tanto che non viene approvato un nuovo UA. Questo qua praticamente non è stato mai applicato, perché questo qua prevedeva muretti di recinzione alti 90 cm e una serie di altre cose che tuttora non sono state applicate. E noi dobbiamo, infatti io dicevo che non abbiamo bisogno di un nuovo qua, ma abbiamo bisogno che venga applicato quello tuttora vigente. E per quanto riguarda la domanda come facciamo a bloccare questo qua, nella legge che prevede appunto il qua c'è scritto anche come è tutta la procedura, cioè mi sembra che siano 30 giorni da quando viene approvato, che i cittadini hanno tempo per opporsi, eccetera. Bisogna vedere in quella legge, perché io purtroppo non faccio diritto amministrativo e non lo so come si fa, però nella legge c'è scritto in modo specifico quali sono gli strumenti per opporsi all'eventuale approvazione di un nuovo UA. Sì, diciamo che noi dobbiamo ribadire il concetto che vogliamo l'applicazione del UA precedente, perché era bellissimo, non era il massimo di quello che si poteva ottenere, perché però era già molto, e poi soprattutto non è stato applicato, quindi intanto applichiamo quello e parliamo del nuovo UA. Grazie a tutti. C'è bisogno per forza, perché io ho una voce impostata bene. C'è bisogno. Va bene così, Bruno. Va bene così. Io chiedevo in tutto questo, intenti che ci abbiamo noi, che sono chiaramente auspicabili e vediamo un po' quanto fattibili in tutto questo, i signori balneari che ruolo hanno? Nel senso che i signori balneari, lo sappiamo benissimo, hanno anche a livello europeo delle entrature e degli agganci molto forti, per cui noi come possiamo contrastare con un semplice, come richiedere appunto l'applicazione della legge, questo muro, un altro muro oltre quello che c'è sul mare, un altro muro che è anche un muro di gomma, nel senso che riesce ad assorbire i colpi, perché io so che stanno brigando
per far cambiare alcune leggi europee e alcune cose, addirittura fare in modo che si parla di recupero dei soldi che sono stati investiti sulle spiagge o cose del genere, perché a me mi fa rabbrividire, mi viene la pelle d'oca quando sento un concessionario che dice: io ho chiesto alla banca un mutuo per costruire sulla sabbia. Allora fammi capire chi è il direttore della banca, guarda, chiede pure io, perché è impensabile che si possa ottenere un mutuo per costruire su un bene pubblico, sul demanio pubblico, una cosa allucinante, eppure questi signori questo lo fanno, riescono a farlo. Allora, io adesso mi chiedo, basta questo qui semplicemente, o è necessario anche da questo punto di vista un'organizzazione da mettere in piedi, come si sta facendo con molta difficoltà e con molta... Tra l'altro c'è anche un problema di si sono passati tanti anni da mettere di concatenazione, cioè voglio dire, di cose così che... incalzare su questo senso qui non è semplice, perché questi addirittura utilizzano la spiaggia come un bene privato, cioè questo è fondamentalmente poi il concetto, perché da 50 anni a questa parte le concessioni non sono andate mai a bando, sono passate da padre in figlio, da figlio a nipote. Allora appunto andare a scalzare una cosa del genere penso che sia abbastanza difficile. Bene. Allora, lasciamo che non è un interlocutore, la categoria ha partecipato anche ad un convegno dove è stato invitato un signore che sta in persona dall'Olanda con la moglie, sono venuti tutti e due, il viaggio non so chi è stato pagato, però questa associazione donne di mare ha invitato il signor Morgenstern e c'è stata appunto questa seduta nelle aule parlamentari, e il signor Mr. Morgenstern ha detto che la sua direttiva non si applica alle spiagge, ha spiegato questa cosa. In virtù di questo, Donne di Mare e altri, un'associazione poi per carità rispettabilissima, hanno tutte le persone che lavorano, tutti i bagnini, non i bagnini di Ostia e altre gente, però in ogni caso cioè la dignità del lavoro anche per gli altri, perché solo per loro che devono conservarla per generazioni e generazioni, no? Allora è stata fatta quindi questa interpretazione autentica, secondo loro, di Mr. Bolkestein, per cui non si applica alle spiagge. In virtù di questo hanno fatto una petizione, una richiesta alla Commissione europea, e la commissaria ha esattamente risposto che Bolkestein può pensare quello che vuole e ha ribadito che la Corte di Giustizia, che è una sentenza del 14 luglio 2016, ha espresso chiaramente e decisamente che cosa è e che cosa ha applicato. È una... riguardo ai servizi, quello delle spiagge, la concessione dei servizi, la direttiva Bolkestein si applica assolutamente anche alle spiagge. Quindi che loro possano intraprendere per intradurre, non so, le cose vanno così, ma non è che uno può fermarsi di fronte a questo, loro hanno quello, noi abbiamo la legge. Se noi ogni volta chiediamo l'applicazione della legge, chiediamo che lo Stato rispetti le sue stesse norme, penso che siamo sulla strada giusta. Certo, noi facciamo quello che dobbiamo. Poi quello che accade accada quel che può, però insomma noi dobbiamo lavorare in quel senso, non possiamo spaventarci che loro ci hanno, noi abbiamo la legge dalla nostra, quindi se ho capito la domanda, insomma non mi preoccuperei di quello che fanno loro, mi preoccuperei di quello che dobbiamo fare noi. E di come ti chiami? La costruzione biondo come da fare per tutti. E giovani democratici. Dunque io volevo innanzitutto segnalare un fatto, cioè il fatto che tuttora sulla tabella del Comune di Roma, quella pubblicata con l'elenco delle concessioni, c'è proprio scritto che le concessioni sono in scadenza nel 2020 in applicazione della determina 846/2014, che è quella che recepisce la legge delle proroghe. E attenzione, perché chi chiede, se provate a chiedere anche in municipio, venendo ai consigli, si chiede, ma fate i bandi, tranquilli, tanto nel 2020 scade tutto e i bandi li dovremo fare per forza. Vorrei segnalare una criticità rispetto a questo che si sentiva un po' poco, non mi ricordo se è stata citata, cioè che neanche un mese dopo l'uscita della sentenza famosa del 2016, nel decreto enti locali, l'8 agosto, il governo ha inserito una norma per cui le concessioni sarebbero prorogate
addirittura di fatto a tempo indeterminato, perché lì c'è scritto nelle more del riordino del sistema balneare. Quindi sostanzialmente ad oggi il rischio che prima si diceva, quindi della mala interpretazione normativa, non è neanche fino al 2020. Quindi io temo che se questa cosa non va avanti, io penso che questa iniziativa sia fondamentale, quindi se non si fa uscire questa contraddizione, noi arriviamo al 2020 in cui magari qualcuno comincia a dire che bisogna fare i bandi e invece magari il sindacato dei balneari alzerà il ditino e dirà no, perché nel 2016 tu hai fatto un'altra norma in cui hai scritto che fino a che non fai la legge per regolare questi bandi, legge che ancora non è stata fatta, ci sono stati soltanto dei progetti di legge, e le concessioni di fatto sono prorogate a tempo indeterminato fino a che non è fatta questa norma. Quindi volevo segnalare questa ulteriore insidia e furbettata che è stata fatta, e proprio per rinforzare il valore di questa iniziativa, che serve proprio a far emergere la contraddizione esplicita e chiara tra la norma italiana e la norma europea, per far sì che chi deve decidere in merito, quindi innanzitutto la sindaca, però poi se la sindaca decide sicuramente fanno un ricorso ai balneari, quindi poi dopodiché il tribunale amministrativo, se serve anche nuovamente la Corte di Giustizia Europea, se serve, è scaricata, se serve anche la Corte di Giustizia Europea su questa contraddizione normativa qua. Grazie. Qualcuno vuole qualche altro chiarimento? Sì, no, allora no, voglio dire che proprio allora, il 14 luglio 2016 c'è stata la sentenza, l'8 agosto, quindi 15 giorni dopo, 20 giorni dopo, c'è stata la legge. 7 agosto 2016 è la legge 160, che effettivamente dice quello che diceva Agostino, cioè nelle more della revisione del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti al eccetera. A seguito di questa legge io per il Partito Radicale ho fatto un ricorso per procedura di infrazione alla Commissione Europea, segnalando che questo articolo 24 di questa legge contrasta con i principi dell'articolo 12 della direttiva europea, perché mantiene validità a rapporti prorogati dal 31 dicembre 2015 in modo incompatibile con le normative europee, così come la Corte di Giustizia ha appena verificato con la sentenza del 14 luglio. Poi, 2. Non fissa un termine certo per il quale i rapporti conservano validità, indicando soltanto nelle more della revisione e del riordino della materia, in modo che la norma introduca un'ulteriore proroga senza termine. 3. Ho segnalato che i rapporti già instaurati non possono conservare validità, in quanto gli stessi si erano già esauriti al 31 dicembre 2015 e quelli scaduti non rientravano nella proroga, per cui questa legge che hanno fatto non vale niente, perché dice i rapporti in corso al 7 agosto 2016, non c'era nessuno in corso al 7 agosto 2016 perché erano tutti già esauriti al 31 dicembre 2015. A parte il fatto che la direttiva europea nella gerarchia delle fonti è sovraordinata rispetto alle leggi dello Stato. Dicevi? No, vabbè, poi non mi ricordo in una modifica che c'è un riferimento alla legge del 2012. Sì, no, qui lo dice. Dice pendenti in base all'articolo 1,18 del decreto legge 30 dicembre 2009 numero 194, convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 2010 numero 25. Non l'avevo letto per brevità. Non funziona. Qualcuno vuole qualche altro chiarimento? Ci sono i modelli? Se appunto siete d'accordo nel fare questo passo, nel senso che organizziamoci a fare questa richiesta collettiva alla sindaca e vediamo poi evolversi delle cose. Ma ne facciamo uno per uno, tipo sì, un bonding, oppure uno per uno? Quindi chiediamo questo, ringraziamo la Radio Radicale e il Liberi di Sviluppo per il loro intervento.